struck. In the hardest time, here's the hardest player in tonight. The hardest is you. So how does it feel to be 3-0 against Milan and winning here in the home court? It just feels really good to be in this position because we've went through some really tough times the last two seasons that I've been here. The pandemic, you know, having the season, a great season stop last year, and then the ups and downs that we went through this year, integrating new guys, just getting our bodies back normal. But it's, the job's not done yet. We still have 40 more minutes, and that's what we're focused on. Abbiamo ancora una partita da giocare. Il lavoro ancora non è completo. Sicuramente arriviamo da due annate piene di up and down. Quanto abbiamo fatto l'anno scorso comunque è qualcosa che volevamo portare a termine. Intanto ancora la folla per l'MVP Kyle Williams e sicuramente oggi possono sognare per provare a fare qualcosa in più. Vediamo anche come è andata la partita e soprattutto come Kyle Williams con la sua prestazione da MVP è riuscito a portarsela a casa. How did you react and how did you find the strength to run and react every time Milano was trying to catch you? We know they're a great team. I mean, they're arguably one of the best teams in all of Europe, so they're not going to give up. They fought really hard. We've been fighting a lot this series and this playoffs, and I just love the way that we close out the fourth quarter. I think that the crowd love it too. Thank you so much for being here. Thank you. Ho amato il modo in cui, e chiaramente lo sta amando anche il suo pubblico, Kyle Williams, ha amato il modo in cui abbiamo chiuso la serie. Milano è sicuramente la squadra da battere, la squadra che ha fatto di più in questa stagione, e lo sentite perché chiaramente più che parlare, e non ce ne voglia noi tifosi dell'Olimpia, della prestazione di Milano, c'è da fare i complimenti a questa Virtus Segafredo.